un concerto molto, molto interessante, perché segna il ritorno del nostro Alessandro Tricomi all'esecuzione da solista. In questi ultimi tempi si è dedicato tanto all'esecuzione con l'orchestra, con musica da camera. È un ricordo gradevolissimo dei bei tempi del liceo musicale, perché lui è stato con me proprio all'inizio del liceo musicale e tuttora tiene la cattedra al liceo musicale. Inizia con la famosa sonata che non Beethoven ma l'editore chiamò Appassionata, che anticipa tanti temi romantici con l'intreccio di situazioni diverse, con la fortissima drammaticità del finale. E poi prosegue con uno delle pietre miliari del romanticismo, le tre romanze opera 28 di Schumann, che sono collegate insieme. Schumann sicuramente voleva che venissero eseguite sempre tutte e tre insieme, come tre momenti ideali. Erano i tempi in cui era diciamo fidanzato con Clara, aspettava il matrimonio, e Schumann era in uno stato particolare di grazia. E poi che dire del finale? Andante spianato e polacca brillante di Chopin. Spianato vuol dire che allude al canto spianato italiano, andante spianato. E questo è un pezzo che Chopin l'avrebbe concepito per pianoforte e orchestra, ma l'orchestra ha una parte talmente irrilevante che i pianisti ne fanno sempre volentieri a meno e la eseguono senza l'impaccio dell'orchestra. È un brano, una gemma purissima del romanticismo proprio pieno.